Buongiorno, buonasera, sta laggando, no, sto volando, ok. Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, sono Blue87 e oggi siamo qui in questo fantastico mondo di Skyrim con il nostro esperto, il Don97, che ci guiderà in questa esplorazione di questa nuova texture pack, nonché nuova mappa di Minecraft. Prego, Don, a te la parola. Innanzitutto salve a tutti e oggi sono onorato di farvi la guida in questa nuova mappa, insomma, di Minecraft che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento per PlayStation. E parliamo di Skyrim, proprio appunto, esatto, sì. Ecco, la prima città che veniamo a visitare è. Qual è? Riverwood, ma lo scordo sempre. Riverwood, sì, una città anche abbastanza piccola che fa parte comunque sia della città di Whiterun. Qui abbiamo la zona del fabbro, dove nel gioco vero e proprio potremo forgiare armi e anche armature. Infatti c'è Mentre un da pollo quest'altra qua, parte eh. abbiamo C'è un un pollo. pollo. Sì. Abbiamo trovato un pollo Qua dentro la sotto. forgia. Il pollo. Perfetto, Vabbè, andiamo perfetto, avanti, andiamo ottimo. avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Subito a destra, dopo l'entrata, troviamo la taverna dove troveremo Delfine e compagnia. Ma pensavo Bo e Homer che facevano le birre. Andiamo avanti. No, ancora loro ancora non c'erano in quest'epoca. Questa è un'altra Madonna. parte della taverna, molto probabilmente. E invece questo è il negozio della città in questione. Ah, ma è proprio questa la taverna. Ah, vedi, ti confuso. Ma ti Questa è la sono le. taverna, ok, quell'altra invece sono negozi probabilmente, o Sì, case perché normali, sì. qua ci sono i cosi, vedi, i barili, simili barili. Quindi è questa la taverna, sì. E normalmente nel gioco vero e proprio ci dovrebbe essere un passaggio segreto che non c'è. Vabbè, le vuoi trovando tutte, le vai trovando, eh? Madonna, ne vuoi Pensavo di essere troppe, completo. oh. Vabbè, sì, vabbè, per completezza ne facciamo vedere tutto. Guarda quel leone quanto è figo, madonna. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, lì possiamo trovare il mulino. Va Che è fatto bene, bene. credo che già Brillo l'ha visto, insomma, Sì, con ecco quella qua ruota, il di. mulino d'acqua. Sì, si è fatto veramente bene. Ci hanno messo una Sì, vita su sta come mappa. città è piccolina anche nel gioco vero e proprio. Nulla di particolare, Tanto va questa è una 5 qua casa, insomma. dall'alto, qua dall'alto. Oh, che poi c'è da dire che Don non lo sapeva, che in questa mappa, che se voi comprate la texture pack vi regalano la mappa completa dove potete anche salvare le skin e tutto, c'è una piccola componente di avventura, ovvero dovete cercare delle chest con dentro dei dischi. Trovate 12 dischi, non so che succede perché ne ho trovati solo 9, però trovando dei dischi c'è questa componente d'avventura, dovete girare tutta la mappa per trovare le ceste nascoste, per trovare appunto i 12 dischi. Comunque a te la parola di nuovo, vai. Andiamo al tempio, ci facciamo vedere il tempio. Così dai, facciamo vedere il tempio Aspetta, non ci che è una delle perdiamo, migliori cose. Vai, facciamo vedere il tempio. eh. Tanto c'è la nebbia a livelli industriali proprio. Questo è il tempio, ragazzi. Don, prego, io non ne Questo è il conosco. tempio, sì, esattamente. Questo è il tempio dove nelle prime missioni dovremmo ricercare un pezzo per aiutare il druido di Whiterun per ricercare se i laghi sono veramente ritornati oppure no. Per chi ha giocato comunque se il gioco sa cosa intendo. Abbiamo la porta e ecco, infatti questo è un piccolo, ecco, diciamo un piccolo pezzo del tempio, anche perché insomma proviamo Pezzo a vedere se grande. c'è qualcosa dietro, ma Spacca tutto, spacca tutto, no, spacca. No, non nulla c'è un nulla. C'è Kaiser. luce, C'è luce, c'è però della lava sotto, mi sa. Probabile, c'è della lava sotto. c'è luce così random, c'è la lava da qualche parte. Vabbè, dai, andiamo via. Non spacchiamo la mappa che è un peccato. Torniamo indietro. Però era bello il Va quadro, bene. eh. Era Sì, bello comunque il quadro. sia, diciamo che la cosa che prende di più è l'esterno. Molto fatto Ah, questa è bene la tutto chest, quanto. vedi? Qua dove dicevo io che c'era il disco, ma già il disco l'ho preso, quindi questa è una delle ceste nascoste, oddio, visibile, però le altre sono un po' più nascoste. Facciamo un'inquadratura del tempio vista dall'alto, fatta bene. Tempio veramente molto fatto bene. Sì, ha Con le proprio corna, ci minimi hanno fatto dettagli le dall'esterno, fatto davvero molto bene. Sì. corna. Andiamo a Whiterun.
La torre? Che è questa torre Andiamo qua? White Trans. Questa torre qua in Questa basso è una che piccola torre. Questa è la torre di guardia di White Trans. Che è successo, anche se sarà già stata distrutta nel gioco vero e proprio. Madonna. In macerie. Ci sono ammazzati a farla. Distrutta di nuovo grazie al drago. Eh sì, questa è... Ah, un altro cesto, guarda. Ma cosa vi colpirà di più sarà White Trans. Molto, molto bella. 3 su 12, andiamo a White Trans, dai. Siamo arrivati, dai, siamo già arrivati. Sì. Siamo già arrivati, volando, guarda. Questa è White Trans. Ma insomma c'è la cosa enorme, quel castello gigante. No, sta facendo notte. Questa è White Trans, qui possiamo trovare di tutto. Come al solito, problemi di connessione che ci obbligano a rifare la scena, però adesso vi facciamo vedere White Run in tutto il suo splendore. Quindi prego, esperto, ci guidi in questa meravigliosa città. Prego, prego. Questa meravigliosa città, eccola qua, White Run, una delle città più importanti di Skyrim. Qui possiamo vedere, ecco, è fatto molto bene, è particolare questa mappa, anche perché... Come i veri giocatori insomma di Skyrim sanno, da sinistra verso destra ci sono corrente d'acqua, quindi anche l'acqua fatta molto bene dal punto di vista, ecco, per una skin pack di Minecraft. Bello, ecco, qui a destra abbiamo la forgia. Come c'era anche là. Questa è una forgia. Poi da notare che io sono Kratos in Minecraft. Che non c'è zicco un Molte cazzo. Molte persone che... Tanta quanta gente che ci sta. Elfi oscuri, elfi alti, sì. Ok, questa è la forgia, poi ecco, questa è dove ci sono gli ufficiali, i soldati. Anche un magazzino. C'è una cassa? No, non c'è una cassa, sennò la cassa sarebbe dove fai dischi. Da notare, da dire anche, che il drago di Ender in questo gioco si chiama, dica donne che non lo so, chi è il drago finale? Alvin. Il nemico principale del nostro Dragonborn, del nostro sangue di drago. Quindi di conseguenza quando andrete nel portale di dell'Enderworld vi troverete appunto Alduin che vi romperà i coglioni a livelli industriali. Bene, questo è sempre, come si chiama, io mi scordo come si chiama, guarda questo ragno quanto è brutto. Cioè, guarda le chele, questo è guai. Guarda il ragno con le chele, madonna muori. Ok, dai Don, ci guidi. Tanto saluto 5 sì, spettatori, ecco, perché siamo anche in live. Vai Don. Questo è il mercato dove vengono svolte le attività commerciali. Dentro. Magazzino, cioè una taverna. Madonna. Case, taverne, ecco. Ma la cosa che comunque sia, ecco, colpirà di più sarà da questo punto in poi. Anche perché troveremo proprio la piazza principale con l'albero morto in mezzo. Madonna st'albero, guarda, l'albero fiero. Fiero, bello st'albero bello. Però, Mizzica. Qui mancherebbe la statua di... del Derra, però non credo possano farla in Minecraft, se è una cosa del genere. Invece qua che ci sta, che è questa cosa, questo casarmone enorme? Questa qui è stata praticamente la compagnia dei compagni, sì. Qui è la compagnia dei compagni e la cassa. Sono particolari i compagni perché si trasformano in lupi mannari. Ah sì, qua sotto c'è cosa dei lupi mannari, è qua sotto quando abbiamo visto l'altro giorno. Spacchi qua sotto dei lupi mannari, spero. Te lo dissi, praticamente vieni qui. Qua sotto. Fuori dal. Non era qua? Lo sai. Non ricordo che era qua sotto. Vieni. Devo entrare dentro? Vieni qui, Bill. No, aspetta. T'ho perso, aspetta che vedo la mappa. Vieni, vai, dimmi. Praticamente, ecco, è una cosa, diciamo, che ogni giocatore di Skyrim dovrebbero sapere. E questa è la zona celeste, ecco, della zona dei compagni. E qua sotto, se noi scaviamo, c'è la porta segreta. Madonna, come si sono impegnati questi. Colui che si unisce ai compagni berrà questa acqua e si trasformerà in lupo mannaro. Si sono ammazzati a fare sta mappa, madonna. Andiamo a far vedere il pezzo forte, va. Faccio vedere il castello di Gesù, vai. Il pezzo forte, il castello. Già si vede la leggenda la dice torre. Che qui ci intrappolarono draghi. E proprio nella storia principale ci dovremmo intrappolare un drago, questo spoiler, però vabbè.
Ma no, penso che Skyrim, chi non l'ha giocato, dica che non gli interessava niente. Guarda quanto è bello, guarda pure il tetto, ma c'è l'acqua sopra, che è una nuvola, c'è la nebbia dentro. C'è la nebbia dentro. La nebbia dentro. A posto. Sono, c'è un turco dentro. Ah, ecco, qui c'è una cesta? Sì, qui c'è una cesta. Con un disco? C'è il disco? L'hai trovato? No, 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 nessun disco. Sai che già l'ho preso io allora, mi sa, che c'è stato prima. Qui dovremmo trovare, vediamo un po' delle scale. Sì, ok, sì, ci sono. Oddio, un villager. No, non è uno zombie questo. Tanto non ci attaccano, perché sembra... Visto il mio villager ci scappava. Questo ecco, ci doveva... Che cosa c'è qua? Guarda questo posto. Non c'è nulla là, è chiuso. C'è una nuvola buggata. C'è una nuvola buggata, la nebbia. Allora, qua ci sta sto terrazzo che c'è una cesta, ecco, aspetta. Qua è il pezzo, uno dei pezzi più importanti di Skyrim, dove dovremo catturare il drago, che poi ci sarà a fedele per tutto il resto del gioco. Bello questo posto, eh? Molto bello, sì. E soprattutto vi consiglio comunque sia di guardare all'esterno Whiterun di notte, è fantastico. Andiamola a vedere, così poi salutiamo tutti. Ragazzi, se volete una serie su questo mondo, oppure comunque su questa con questa texture pack, guardate quanto è bello, lasciate un commento che proseguiremo la serie sia sul mio canale che su quello del Don, che vi invito a seguire. Lascerò il link in descrizione. Anche lui ha fatto un video su questa mappa, mi raccontava prima, quindi metterò anche il link del video. Vi lascio tutto quanto in descrizione, il mio canale, il suo, la mia pagina Facebook e il suo video di Minecraft su questa fantastica, guardate con l'alba, è fantastico, è bellissima. Sono davvero, hanno fatto davvero un buon lavoro, però potevano abbassare leggermente il prezzo, perché questa skin, questa texture, questa mappa, ti danno le skin, le texture e la mappa a 3,99€. La potete trovare tranquillamente su PS Store. E per chi è amante, non penso si faccia sfuggire un'occasione del genere, ovvero di avere la possibilità di, tra virgolette, giocare a Skyrim su Minecraft, anche se manca una cosa molto importante, uno dei punti forti di Skyrim, mancano i cavalli, che speriamo che li aggiungeranno al più presto possibile. E niente ragazzi, con questo io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere se volete la serie su Minecraft Skyrim Edition. Don saluta. Un saluto a tutti e ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.